Nella sede della CGIL Acese, in via Carpinati, è stato presentato in conferenza stampa lo sciopero generale che si terrà domani, che è stato proclamato oltre che dalla stessa CGIL anche dalla UIL. Anche la CGIL di Acireale aderisce allo sciopero generale di CGIL UIL. Ovviamente noi sensibilizziamo tutta la cittadinanza acese e ovviamente non solo a partecipare allo sciopero contro i provvedimenti che il governo sta mettendo in atto che colpiscono sempre il ceto più debole, sarebbe a dire i pensionati e i lavoratori attivi. Le motivazioni che ci hanno portato a proclamare questo sciopero sono dettate dalla legge di stabilità, che la reputiamo inadeguata per la ripresa del Paese, tant'è che noi altri abbiamo sempre detto con forza che i provvedimenti che debbono essere adottati per rilanciare il Paese sono gli investimenti e la messa in sicurezza delle scuole e dei comuni per riattivare anche l'edilizia e ovviamente le grandi infrastrutture che permettono praticamente di rilanciare il Paese e di rimettere in moto l'attività del Paese. Altra questione molto importante è quella del Job Act, già la legge Fornero aveva inciso abbastanza pesantemente sull'articolo 18, non portando nessun tipo di risultato e nessun tipo di crescita per il Paese, pertanto reputiamo quel provvedimento un provvedimento inadeguato e che crei delle disuguaglianze tra i lavoratori per quanto riguarda le tutele, pertanto per noi è fondamentale che le tutele debbano essere delle tutele sì crescenti ma uguali per tutte.